Lo smaltimento dei rifiuti, un settore a tempo al centro di interessi economici, è spesso diventato un fertile canale per la realizzazione di alcuni illeciti come reato di corruzione. Questa volta, sotto l'occhio attento degli uomini della squadra mobile di Palermo e Agrigento, sono finiti un funzionario e l'assessorato regionale al territorio e ambiente di Palermo e quattro imprenditori del settore dei rifiuti, del catanese in particolare di Motta Sant'Anastasia, ma anche due agrigentini con interessi a Villa Seta e un novarese pronto a espandere l'attività del suo impianto a biomassa in altre zone dell'isola. Gli agenti hanno monitorato i loro intrecci illeciti fin dal 2011, scavando nel complicato iter amministrativo che accompagna la gestione delle discariche e lo smaltimento dei rifiuti. La corruzione si sarebbe annidata fra i tanti passaggi burocratici, soprattutto quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale e al rilascio di un documento chiamato AIA, utile per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Così tutto diventava snello e semplice, dietro il pagamento di tangenti a Gianfranco Cannone, che negli anni ha anche accumulato tesori personali come un impianto televisivo di 17.000 euro finito sotto sequestro, ma anche viaggi e soggiorni lussosi dell'ammontare di 35.000 euro. Un profitto personale costruito a discapito di qualsiasi rispetto delle norme ambientali e soprattutto della salute dei cittadini. Un'emergenza, quella dei rifiuti a Isola delle Femmine in provincia di Palermo, tutt'altro che risolta. Anche dopo la lettera indirizzata al prefetto da parte di alcuni comitati, cittadini, cassonetti di diverse vie comunali, anche quelle che costeggiano il litorale, sono ancora stracolmi di rifiuti. L'allarme sanitario dello scorso 9 luglio aveva indotto i commissari del comune ad emanare un'ordinanza con la quale si affidava il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti a una ditta privata in aggiunta ai netturbini del lato 1, ormai in liquidazione. Negli ultimi giorni diversi cumuli di rifiuti sono stati rimossi, ma l'emergenza rimane. Il risultato è quello che i turisti non si aspettano, ovvero strade ancora invase da spazzatura malodorante che danneggia l'immagine del paese e il lavoro di ristoranti, lidi e alberghi. Presentata questa mattina l'offerta ricreativa e balneare della società italo-belga che da più di 100 anni gestisce il litorale di Mondello. Tante attività che coinvolgono e coinvolgeranno l'intera costa, dal tempo d'estate per i bambini ricco di giochi e animazioni alla possibilità di accedere giornalmente alla spiaggia pagando una piccola cifra semplicemente accompagnati dal proprio telo mare. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati anche dei servizi spiaggia per i disabili che attraverso una sedia particolare potranno essere facilitati nell'accesso al mare e poi tanto sport per gli appassionati di Pilates ma anche corsi di nuoto e windsurf con la collaborazione delle attività sportive confederali. Insomma, una serie di novità per una stagione balneare che si era aperta tra le polemiche. Quest'anno abbiamo davvero tantissime novità, nuove aree con destinazione all'animazione, allo sport per i bambini. L'attenzione per i disabili si è concretizzata nell'intervento nel progetto Mondello Mia, che prevede appunto una postazione per disabili accessoriata con una sedia apposita per l'ingresso al mare che ci è stata messa a disposizione dall'INAIL. In questo progetto siamo insieme alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Diciamo, questo è il nostro primo anno, ma contiamo insomma di ampliare ancora l'iniziativa. Tra l'altro sono in arrivo delle giostre per l'area del tempo d'estate, dove anche i bambini, diciamo, con disabilità potranno quindi fruire di queste attrezzature pensate per loro.